Siamo molto molto fieri, molto felici di incontrare voi. Lei stasera qui, vorrei sapere qualcosa, una sua considerazione riguardo Skanderbeg, il grande eroe, e Arbria e gli Arbresh. Mirse Ertit Sonde, siamo qui per inaugurare il Museo Diocesano e siamo contenti della vostra presenza, perché attraverso la vostra presenza il nostro pensiero va all'Albania, che abbiamo visitato qualche anno fa con una delegazione ufficiale. Abbiamo potuto anche visitare la tomba di Skanderbeg, l'eroe nazionale, l'atleta, così come è stato definito da Paolo VI, colui che ha mantenuto e ha combattuto per la cristianità contro il popolo turco. E allora per noi è un grande eroe, come tale lo consideriamo, e questo ci unisce in modo particolare all'Albania. Siamo stati veramente edificati con la nostra visita, perché abbiamo potuto incontrare tutti i capi delle religioni, sia dei musulmani, sia l'arcivescovo ortodosso Janulatos, che saluto, sia l'arcivescovo cattolico Mirdita di Tirana, sia il capo dei Bektashani, Babai Edmondi. E quello che veramente ci ha edificati, e siamo veramente grati a loro, e poterlo affermare e dirlo a voce alta, l'armonia delle religioni che regna in Albania. E il Santo Padre, Papa Francesco, ha additato l'Albania come esempio per tutto il mondo, perché se in Albania si vive l'armonia delle religioni, ciò è possibile in altre parti del mondo. Per questo l'Albania in questo momento è un esempio per tutti. E colgo l'occasione anche per dire che è arrivata la notizia che nell'anno santo della misericordia, che inizierà l'8 di dicembre, entro l'anno molto probabilmente saranno beatificati 38 martiri vittime del comunismo, tra i quali, mi piace ricordarlo, Papas Iosif Papamichali, sacerdote greco-cattolico che abbiamo conosciuto, amico della nostra eparchia di Lungro. Oh, valenderi.